Bentornati alla rubrica Arte e Storia. Un saluto da Antonella e dal nostro Ivo Ragazzini. Siamo alla Ciao. decima puntata e la seconda parte della battaglia di Forlì. Dovremmo fare questo riepilogo in quanto la puntata scorsa abbiamo fatto delle diverse riprese in cima al campanile di San Mercuriale, molto belle, molto suggestive, solo che il vento non ci ha aiutato. Sinceramente, si sente il microfono, molte volte è stato sovramodulato, però. Esatto, abbiamo avuto un po' di problemi audio, quindi andremo a fare un riassunto. Stavolta siamo al coperto, quindi non Sì, dovremmo avere questo problema. lì abbiamo visto più, era più uno spettacolo, era un Davvero bello, sì. campanile che è quello originale. Tenete presente che adesso faccio un breve riepilogo, siamo saliti proprio in cima dove Bonatti c'è lo spiove. A Guardate, 75 metri. sì, e guardate che lui da lì tutta la notte della battaglia entrò, cioè uscì, guardavo, insomma, guardavo le stelle come erano e probabilmente, questo di fare ricerche, aveva addirittura dipinto la volta, c'è lei, di blu, e poi ha segnato le stelle direttamente lì, è facile, come facevano molti, aveva in disposizione tutto il campanile che gli era stato dato perché la chiesa fuorivese è stata scomunicata, quei po' di prete ci sono rimasti, probabilmente erano ghibellini o legnati, paterini, quello che erano. Lui veramente aveva dipinto di blu e poi segnava con gli aggiustamenti, provava a ridisegnarci, poi facevo molti direttamente sulla volta, non è che girava con le cartine, guardare, stava lì, osservava e poi venne fuori con la nova, gli astri sono favorevoli, meglio il Capricorno, i suoi crismi che io non conosco E fece la previsione e avevo vinto, positiva esatto, e nei disse. confronti dei ghibellini, cioè che Forlì avrebbe vinto questa battaglia. Esatto, e aggiunse, portate a buona stoppa, forse vi ha già detto, lo ripetiamo, buona stoppa servivano per che cosa? Servivano per suturare le ferite. La stoppa è un riempimento e veniva bagnato con l'uovo che era proteico e chiudeva il frammentario. Se non Medicamento. c'erano cerotti, non c'era, non so, sutura, la sutura forse c'era, suturavano anche loro, però un velocemente militare non è che si chiudeva più o meno potevano, Certo. quindi cosa da campo. E prevedete che sarebbe stato ferito anche lui in battaglia, cosa che successe. E va bene, non è così. Però allora. Andiamo proprio nello specifico della battaglia. Innanzitutto, perché questa battaglia? Che cosa, chi è che litigava in quel momento? Noi eravamo sotto assedio da Forlì, era sotto assedio da un anno, ci avevamo messo sotto assedio. Dai Guelfi. Esatto, tenete presente che prima era un doppio stato, Faenza Forlì, era un doppio stato città. Faenza è stata appesa con una porchetta, non so se ricordate, tipo il Dello Zambrasi, La famosa festa della che porchetta. gli avevano fregato, gli Albertazzi, gli avevano rubato una porchetta per fare di San Bartolo, che era in agosto. E lui si era incavolato dicendo, guardate, quella è la festa che fanno i Guelfi, noi siamo di Bellino, noi dobbiamo fare Santa Lucia. Vedete una puntata sul 5-6 che parliamo proprio delle feste di Bellini e non ne voleva sapere, però loro bolognesi dice no, noi siamo bolognesi e facciamo la festa di San Bella Porchetta di San Bartolo, adesso sono su Spilorcio, la verità lo scottevano, allora lui sarebbe tanto, ah se sono Spilorcio, ne cucinò un altro e gliela portò con manica dicendo crepate, come se la piova, se la velenosa. Esatto, insomma. E si disse che si fece il pazzo e aprì dopo 3 di Faenza, aprì Faenza, ti mandava da Brasi, quello che aprì Faenza mentre si dormiva, dice Dante che lui non lo quella, e c'è una tradizione, ci sono qualche leggenda su questo tipo da Brasi. Comunque da lì Bellino, insomma, 3 di passò in Grecia per la porta di Faenza. E quindi rimasero solo noi, Faenza fu presa per una porchetta, qua vicino, non so se riesce a vedere bene, verso Faenza c'era San Bartolo, praticamente a 2009 adesso misero su un campo, Facciamo se vedere. era 2009 misero su un campo, qua c'è Forlì, qua c'era Faenza, misero su un campo e lo chiamavano San Bartolo, probabilmente proprio per quella vittoria che di Faenza che cascò con una porchetta per la festa di San Bartolo. Esatto, cioè Faenza non cascò il giorno di San Bartolo, però litigarono il giorno di San Bartolo e dopo 3 mesi il tradimento cascò in novembre. Insomma, c'erano varie vicissitudini tra Guelfi e Ghibellini, ormai Esatto.
rimasti solo i forlivesi. Esatto, questa è una pianta del 1600, non è del 1500, però almeno per dare indicazioni su quali territori. Esatto, eravamo, qui si vede, Porta Cotogni, Porta Schiavonia, di qua, anzi scusate qua. Schiavonia qua su? Esatto, Schiavonia e Porta San Pietro, per esempio. Eravamo qui, ma circondati dai francesi, perché avevo un campo San Martino e un campo Milanova, avevano, e si trovavano chiusi in due. E questo fu un errore grossolano, molto grossolano da parte dell'Appia, diviso l'esercito in due, lui aveva 18.000 persone, fece 10.000 probabilmente, 10.000 a Milanova, questo Faenza San Bartolo, quello che ho chiamato per i libri non dedicati ai Bellini, e 8.000 proprio puri guerrieri, migliori francesi, a San Martino di Strada. Sicuro di questo, tutte le mattine mandai i suoi battitori per lustrare, e i Bellini, guardate che erano 14.000 persone, una città che aveva 5-6.000 persone probabilmente, è andata una caserma, c'era aperta, c'erano anche tutti i tenti, i padiglioni. E accanto avevano quello da Montefeltro. Molti di quelli della Bertazzi scappati da Faenza erano entrati dentro, era scappato con un uovo, c'era un tenda a campo, immaginatevi, è andata una piccola corte, ma tutte le mattine non credete che eravamo lì spaventati, erano spaventati e rinchiusi, uscivano i cavalli, cercavano di scuola, portavano per scuola i cavalli, andavano a prendere probabilmente Cotignola e a Villa Franca, basti che tenevamo, i francesi non potevano prendere, le ha scacciate, non ti vedo. Teneva probabilmente da fare i furibiti che aveva, per quella strada che passava là, via lunga praticamente adesso, e tutte le mattine uscivano, cercavano lo scontro, c'erano ingaggi, però i francesi dicevano no, non fate battaglia, io per fame, e invece i primi cercavano lo scontro e non arrivavamo mai, insomma, c'era qualche battaglia, però non c'era mai. Ricordiamo che i francesi avevano a capo il Papa Martino IV, esatto, che voleva estirpare quest'ultima roccaforte ghibellina. Imperiale, perché noi qui c'erano le leggi di Federico II, però lui diceva Federico II è morto a 30 anni, non c'è più nessuno in Italia, chi è? Siete anacronisti, dice. Non solo, ma Rodolfo I, che è un suo cugino, un lontano cugino, guardate, mi ha ceduto queste terre, mi ha fermato qui. Però i forlivesi dicevano, sì, ma tu, quello lì non è mai venuto da noi. Lui di queste terre ci ha lasciato Federico, lui non è mai venuto a reclamarle quando è morto, non ci ha fatto mai vedere, non è anche mai venuto in Italia. Anzi, ci ha dato in dono anche il suo stemma, l'Aquila. Possiamo fare monete, le leggi sono le nostre, sono quelle dei federiciani e basta, questo qua non è mai venuto. Tu ti hai venduto le nostre terre in cambio una colonia di testa che gli hai messo, infatti il Papa gli aveva l'ha nominato imperatore di qualcosa e lui gli ha ceduto le nostre terre. E quindi c'era prova a discutere a Bologna, no, guarda, sono nostro, e poi dice no, non sono vostro, perché non è mai venuto a prendere possesso, quindi per il termine rimangono nostre. E a un certo punto prova quelle buone, prova quelle cattive, e ha mandato i bolognesi, quelli a attaccarci, però hanno fatto più danni a loro che non il resto. Addirittura a Porto San Procolo, che si arriva oggi in Ponte San Nicolò, dopo Faenza, persero 8.000 persone con il carroccio fu un carroccio bolognese, sto parlando di scaccomatto e bolognese, portato dei 5-7 anni prima della battaglia, questo fu, persero 8.000 uomini nel carroccio, che fu portato dentro Forlì, tirando 500 prigionieri bolognesi per dare un'idea del trionfo, e più il gonfalone che lo teniamo esposto come simbolo dentro il palazzo comunale, insomma, questa era la grossa cosa. Cosa proprio simbolica, un'impresa di potere. Sì, poi c'è un papa di Martino IV che tentò di pacificare, fece una gran cena, proprio con lui, invitò tutti i Bellini, anche i fuoriusciti, Lambertazzi, dice adesso tornate dentro, vediamo la vostra terra, invitò anche qui di Montefeltro, tutti amici. Sì, partecipò anche qui di Montefeltro, dopo due mesi scannarono di nuovo, proprio, guerriglia di nuovo e scapparono di nuovo, Lambertazzi tornarono a Faenza, dove loro avevano preso, poi dopo la strada normale mi ha detto guardare da Brasi 3D, fai insaccate, si tornavano tutto qui e siamo qua. È una storia ricca di fermenti. Dopo un anno siamo qua, stipati di nuovo qua e i viveri finivano.
Sì, lui ci ha avuto una volta per qualcosa, però insomma, trovava l'ingaggio, non si riusciva, portare fuori Pasquale Cavalli era distrutto, è Ormai stato non isolato. c'era più nulla. I francesi contro invece navigavano nel lusso praticamente, avevano tutto il cibo, se la passavano, non avevano neanche più fatto. E arrivò il 30 aprile, il 30 aprile era la festa allora di San Mercuriale, la vera festa di San Mercuriale. E cosa fece il Montefeltro? Fece fare una puttana, la puttana è un saracino, quel manichino mobile, taglia il collo col piscino e lui gira di Vitale. Due, tutta la nobiltà fuorilese partecipò, fece fare quella festa per saracino, per dirvi, quindi non eravamo proprio che alla disperazione, si tira sul morale l'ego. Poi, cosa decise? Dopo saracino disse, adesso costruiamo sulle dice. Sapeva di avere i migliori combattimenti, cioè aveva tante armate, proprio in ghigli e in armi, con tutte le loro insegne. Dice, bene, spalancò le porte, la porta di San Pietro, spalancò, e fece uscire tutti sfidati, tutti, dopo la migliore cosa. Quello schermato che era, guardate, i battitori guardavano in capo, poi costeggiavano qui, costeggiavano le mura, arrivavano a Porto Cotoni e rientrarono, tutti, in fanfara, mostrò proprio i muscoli. Non spiegò. Risalirono quasi quello che si chiama Porta Repubblica, davanti a Santa Lucia, che era dalla parte opposta, c'è cioè una chiesa del 600, ma la chiesa vera fu fatta nel 1250, era a sinistra, nel basamento, proprio quando morì Federico II. Anche lì Santa Lucia si fermarono, Federico II era morto il giorno di Santa Lucia, e guardate, è per questo che noi la festa di Santa Lucia la facciamo. E questo è la prima volta che mi viene spiegato per la prima volta che la festa è una festa di Bellina. Ci sono altri scontri, ad esempio orribili, fra chi lo finisce più una bagarre, una lotta cittadina, proprio il giorno di Santa Lucia, non a caso, e lo spiegano bene, no? Proprio perché era un giorno in cui i ghibellini avevano dedicato la morte di Federico II, per commemorare, quindi non volevano, quel giorno Santa Lucia esisteva veramente il 13, esisteva già prima, però fu dedicato alla morte di Santa Lucia, quindi Santa Lucia, il giorno più breve che ci sia, sembra più riferito alla morte, perché non è proprio un giorno astrologico più breve, guardate. Però forse a livello simbolico Il giorno della morte, un giorno giorno breve. triste. Giorno, anche se lui era una festa allegra, ha lasciato detto che non voleva essere ricordato come molto male, molto triste. Comunque sfilarono qui, i fuorivie uscirono, San Pietro sfilarono, si fermarono, salutarono tutti militarmente davanti alla chiesa di San Lucia per aiutarlo. Poi i fanti proseguirono quando erano in piazza Sacri, che era la loro piazza maggiore, si chiamava. Quando erano in piazza maggiore, i cavalieri si fermarono, i cavalli, 4.000 cavalieri, tutti i nomi. I fanti, dopo passare il ponte del pane, che erano gli scalini, quindi era anche scomodo, il cavallo, passarono oltre, si chiamava Ponte Rialto, ponte del 1300, abbiamo un disegno del 1300, tre scalini, tre o quattro, uno era molto alto, uno era il Rialto, passarono. Riempirono la piazza dei Consoli, che era qua, allora, che il palazzo comunale di cui venivano loro, già qua, non risulta che c'era. Probabilmente era qua il palazzo dei Consoli dei Priori, piazza Santa Croce, e qua misero tutte le truppe tedesche. Poi, infiltrarono, decisero di salire nel palazzo dei Priori. Salì. Palazzo dei Priori dei Consoli. Cos'è il palazzo dei Priori dei Consoli? È il palazzo comunale dell'ora. Allora, i Consoli vennero sostituiti. Dopo breve, entro breve, fu un filo lì, fino al 1300, c'erano quei consoli, dopo erano dagli anziani, si chiamavano, erano i consiglieri politici militari, e i priori erano gli anziani, gli stiranti, erano i priori erano molto forti a Firenze, da Firenze c'era un priore che erano della Lana, dei medici speciali, dei notarili, fuori erano più, avevano, c'erano priori diversi, le arti potenti erano più. Erano di commercio, erano sì, come succede? Erano altre figure. Sì, dei mercanti ambulanti. Volevo mostrare anche quelle immagini sulla battaglia. Questo sì. Ah, questo prego, No, giusto qua, allora un'immagine adesso questa è del 1800, però per farci un'idea di come era più spoglia sì. per certi versi il centro. Comunque questa è la piazza Safi, questo è il palazzo comunale, Esatto. come era insomma,
Sì, probabilmente erano 1200, non era così, lui era girato qua. C'era probabilmente c'era un muro, questo è stato fatto nel Rinascimento, a mio avviso. Esatto, sì, sì, è una allora, da difficile, è difficile da provare, però probabilmente il centro amministrativo era rivolto verso Piazza dell'Africa, Piazza dei Consoli, dei Priori, Piazza dell'Africa, Santa Croce era anche. Era lì, questo qui probabilmente lo fecero al tempo di Fiocco Albornoz, che era Albornoz nel 1320, ma che qui mi sa che c'è proprio il monumento ancora, la Madonna del Fuoco. Iniziamo, a Gerardo, sì. Quindi. Ah, la Madonna del Fuoco è del 1600, fu fatto proprio quella crocetta. Esatto. La stampa del 1600. Ma quello che magari può essere più interessante è questa immagine della battaglia che è collocata al Palazzo Comunale. Esatto, l'attuale Palazzo Comunale è la sala dei bambini, mi sembra. Davvero molto bello. Prende la battaglia di Forlì, sono chiuso un buchi, fa vedere simbolicamente. Ma vediamo davvero cosa successe dopo quando questa presa. Guido Montefeltro, quando fece sfidare, salì a fare il consolo dei priori e iniziò a dire: guardate, l'acqua mi sfugge. Mi dice consolo dei priori, dice quel discorso e mi sfugge. E a FIFA. Guarda, mi sono accorto, io un anno che cerco di ingaggiare la battaglia non mi sfugge e avrà buon gioco se continuiamo, perché noi abbiamo rimasto pochissimo da mangiare, siamo ridotti alle viande, siamo ridotti agli strani, allo stadio, abbiamo lettame da dare quasi, del prendito di lettame, è rimasto poco noi, fra un po' ci prenderanno più fame, quella volta per diretta decadenza, ci prenderanno più fame con la corda, con la correggia al collo, loro dice piccheranno, per quel che mi riguarda io preferisco pure con la spada in mano, quindi combattendo, esatto, che con la pugnalata con la corda al collo, la pancia vuota e la pugnalata sul viso, e tutti dicono: ma siete sicuri di quello che fate? Cioè, ma guarda che se sbagliamo è persa, anche se non sbagliamo è persa, guardate che ci prendono, non è che io riesco a tenermi molto così, andiamo avanti al mondo. Loro hanno tutto, non avevano più niente. Allora disse: però io, se mi lasciate fare, andate in carta bianca, io vi prometto che domani, come sera, domani mi porto il centro sconfitto, lo romperò. Gli spiegò: perché dite questo? Innanzitutto lui si è valutato la nostra capacità, credendo essere sicuro di là, dove ci c'è preso in gabbia, ha deciso di usarci più in due. Io lo sfrutterò questo. E quello fu un errore madornale, adesso poi spiegheremo la battaglia perché. E inoltre, uno di bisogno di più due, primo errore tattico. Il secondo cerca di sfuggirsi, non vuole combattere. Il terzo ha l'esercito peggiore del nostro. I due combattenti li abbiamo noi, è vero, infatti li ha fatti sfilare, più guerrieri sono loro. Loro hanno, quarto, hanno un esercito che protesta, è un esercito che li abbiamo rubati per 3 mesi. Gli abbiamo detto, dopo una, entro 3 mesi loro cadono, o gli diamo la nostra paga che è terra per vendere quello che è, e ve ne andate. In realtà dopo un anno, i guelfi erano ancora lì, hanno dovuto rinnovare il contratto, loro in 3 mesi di rinnovare il contratto, protestavano anche i guelfi. Inoltre non volevo combattere, molto non solo, erano più che altro degli amministratori, stavano lì, aspettavano che adesso fuori. Allora lui mi dice, però sì, anche così, però più cattivi siamo noi, se mi lasciate fare, se mi fate fare fatti d'armi, io attaccherò volentieri. Pensate, non è che io attaccavo così, però ci voleva il permesso, di vedere quello di ingaggio. Perché ti incontravi fuori, ti scontravi, erano fazioni che te ti incontravi, potevi accusare l'ufficiale perché attaccato, non si faceva male. Te avevi cinque difese, lui mi ha attaccato prima lui, ho avuto figlio, insomma. Però se attaccavi in massa così con... c'è un annato ufficiale di loro, non è che attaccare così a cavo, insomma, a caso. E dice, bene, potete avere piene mani, potete fare quello che volete. Allora cosa fece Feltrano? Subito erano 2 bandi, con trombetti che scendono 2 scalinate. La cosa è parla così, c'è una scalina in palazzo di Cuccio, una scalinata che va giù. Abbiamo detto in piazza Belazzi, e smesso suonare, e mi sono fatto fuori, adesso. Chiunque mette a disposizione del Feltrano, chiunque siede dentro la città, uomo, donna, mio, si mette a disposizione del Feltrano, a quello che dirà la pena mortale, se non esegue gli ordini, dirà uomo e donna, mio, che sia. Quindi non
guardavi in faccia a nessuno. E lo fetrano di no, tutti andare, tutti quei combattenti andati a letto, tutti a letto a dormire. Poi, mandarono tutti a letto a dormire i combattenti, gli ordinò proprio andare a fare le guardie, quelli che erano in guardia a montare le guardie erano quasi automatiche, perché le tende erano talmente pigle le mura, i militari dormivano sulle mura, perché i militari erano quasi automatici. Più ordinò ai cucinieri, quelli che erano i logistici, di riempire tutta la piazza, tutta l'area centrale di tavole e tende da campo, pensate, tutto fa festa questo. No, iniziavano a chiedere l'ora di bollire tutto quello che era rimasto, che era fava, grano, cicerchia, olio. Qualsiasi cibo. Esatto, perché volevano far festa? Non proprio, volevano la mattina presto all'alba, voleva sfamare, mettere in forza. Mangiare tutto quello che è rimasto, in poche parole, quando mette lo svuota il frigo, perché se ho la mano spara. Ora mai più. Se muori, muori con la pancia piena e il frigo vuoto, dice. Se no mangi, morirai con la pancia piena, oppure vivi, ti rifarai, hai capito, direi così, era quello il colpo. E tutto, disse, la mattina dopo devo mangiare tutto quello che rimaneva a darmi i cavalli, perché i cavalli mangiano morto, per essere in forza, per combattere. E poi da tutti a letto, e i cucini cucinavano di notte tutto il campo, pensate che storie, forniti di tete e di cucine da campo. Io il 30 aprile proporrei una festa del genere. Sarebbe interessante. Sarebbe storicamente anche vera, se io faccio, si fa una cena dei ghibellini, l'ultima a cena dei ghibellini, no, di sera, si riempie il centro storico, se questa amministrazione vuole seguire. La rievocazione storica. Esatto, potrebbe farla benissimo, il 30 aprile sarebbe una cosa. Penso il puntato di bivacco. Il precedente l'abbiamo avuto, quindi storicamente sarebbe vera. Puntato di bivacco e. Magari con la battaglia, anche rievocando la battaglia, poi la dopo abbiamo dei livelli dei figuranti che ci hai portato invitando. E poi abbiamo qui questo cimelio, Ivo. Ah sì. Parlaci un attimo di. Questo è il cimelio di. Esatto, perché c'è la configurante e la costruzione è fedele del 1200, c'è un paranaso, per parole veramente vogliamo anticiparlo, no? Si concluderà il ciclo della battaglia di Forlì andando proprio in esterna e andando proprio a evidenziare proprio quelli che sono stati gli aspetti della battaglia proprio con i figuranti sul posto. Esatto. E altri dettagli. Altri dettagli proprio a livello logistico. Ma cosa succede? Questo è fuori preparazione, ma cosa succede la mattina dopo? Alle 4 di mattina sta suonando la campanella in piazza dell'Afi, che era proprio del Duomo, non so, quindi era un segnale. E subito con del palazzo, la campanone comunale civica che era lì a fianco, quindi una campanone civica che era lì vicino, da quella che chiamava ufficialmente le armi. La cosa che dice così, prima suona la campanella delle laudi di Codi del Duomo di Forlì, e poi dopo il campanone, iniziamo a sferagliare, immaginate c'è la scatola, sferagliare, gente che si veste, gente che si abbraccia, donne che si baciano, donne qui abbiamo delle scene sappiche. No, questo no, però è l'ultimo bacio, immaginate, dai, per la battaglia, per vedere, non ci vediamo più. Altri che la vogliono prelegra, dice, ma è giorno di guerra o giorno di festa? Non si tavolate, sono morti di cibo per la strada, no, cos'è? Giorno di festa, andiamo a festa, andiamo a guerra. No, è che il Feltrano vuole farci mangiare. Era una carica positiva. Sì, era. Sì. Una bella carica di energia, sia a livello di calorie, ma anche a livello di. Gli aveva detto, potresti morire, non lo so, moriremo in qualche con la pancia. Però Bonatti aveva detto che. Invece no, Bonatti tutta la notte è stato su. Aveva detto che l'avrebbe vinta. 5 volte andato su, ogni tanto facendo quelle scale, sì, ci siamo. Poi da tutta la notte, per trarlo a dormire, anche Bonatti gli dà i consigli, quello che succedevano. E la mattina dopo Bonatti ha incoraggiato anche lui, vinceremo. Quindi una bella carica anche lì, insomma, erano molto motivati. Esatto. Anche da questa ero questa previsione che una volta poi era preso in scientifica.
specifica, non è che come l'oroscopo adesso nel giornale quotidiano ci sentivamo molto di più, era una cosa prove forensi addirittura. Venivano usate, esatto. Si diceva lui ammassato cinque che aveva la luna storta e lui aveva la colpa della luna, riusciva, capito? Si usava questo tipo di prove, oppure non si usava prova quando c'era la luna storta, quindi l'assassino è lui, perché la luna storta l'ha ammazzato lui perché la sua luna ha influito. Susanna, che pensate? Forse non avevano troppo torto, voglio dire. E io sarebbe da studiare meglio anche oggi. L'astrologia era molto diversa, comunque è anche molto elaborata. Vedo tutte queste roba parecchie, ma che giorno di festa, giorno di guerra, no, ci mandano, è l'ultima cena, dai, ci fanno. Altri no, è meglio con la pancia piena, dai, con la pancia vuota, con la paura. E dopo, belli caricati, non ci lasciare sul pensiero. No, esatto. Cosa fa? Quindi inizia il piano della battaglia. Schiera tutte le truppe e dà ordine a tutti. Mette fuori 200 truppe, ecco, vediamo qui. Riesci così? Sì. Mette fuori, qua c'è una porta che si chiamava Santa Chiara. Io c'è una porta fuori, adesso non c'è più, chiusa. È una porta San Biagio, c'è un San Biagio, uscita di via, chiusa nel 1950. Durante la sede della Loro Nostra non furono mai più riaperte queste due porte. Comunque mise fuori 2000 persone per aprire la porta, cioè sembrava che uscissero, finisse di abbandonare la città, no? Le mise lì fuori, pedestri. Poi iniziò a sfilare, mise in marcia tante cose, no, qua mise altra gente qua, spalla con la porta, ecco, c'è la porta San Valeriano qua, che adesso non c'è più, che è qui vicino, fra Porta Schiavoni e Porta Rolandino, davanti al fiume, e questo qui è attraversato, cioè un ponte attraversato, andava con il bosco Valeriano, si è preso al fiume, la spalancò e fece uscire 200 persone, subito da altri fanti, sembra che anche qui abbandonasse la città, capito? Quindi da loro devono posizionarsi dopo il fiume e aspettare lì. E la stessa cosa fece qua, con 2000 persone in Bellini. Quindi abbandonarono il campo. E stavano lì, stavano di guardia per far uscire la colonna, uscivano 2000, ma erano 14.000, ne rimanevano 10.000 persone che uscivano tutto qua in armi. Passavano per il Pelacano, che non era un porto, era un porto fluviale sul montone, e si diressero verso Villafranca, uscivano qua. Qua c'erano spalancato, qua uscirono e i battitori per vedere, qua c'era la gente come se fosse abbandonati. Qua stanno uscendo le truppe, il grosso gruppo sta uscendo qua, sta andando verso la strada che controllo, verso Villafranca, pensavano, ma verso Villafranca se ne vanno a Portignano, stanno scappando, quindi pensarono a una resa. Dentro città lasciano solo donne e anziani, quello che devono combattere, con l'ordine di dare il vino, dare il vino, facciamo uccidere. I tavoli che avevano usato per mangiare, sono affacciati i tavoli, erano i pronti col vino sopra. Quindi accolti come ormai vincitori, esatto. E quindi un banchetto ai vincitori. Esatto. E come fanno i francesi? Questi escono un po', quando esce tutta una fila, i miei soldati rimangono di quella elettrovia, e qua i francesi iniziano a vedere i primi avanguardi, insomma, vanno alla città, veramente. Poi c'è il Sangiovese. E poi entrano dentro prima, entrano dentro e iniziano tutti quelli come festosi, dicono, nessuno li sopponeva. C'era la piadina, però esatto, magari c'era il vino, gli altri datevi del vino, gli datevi del vino. E perché datevi del vino? Perché volevo subire il caso festeggiasso, era un trucco, sembrava che dovessero abbandonare la città, doveva avere questa impressione, loro dovevano entrare, come se avessero vinto. Però entrava un bel esercito, questa è la strategia, quindi sono sempre un bel esercito, un altro mezzo, dice, sono distanti alcuni minuti, prima che se ne accorgano, ci succederà qualcos'altro. E loro entrarono, iniziarono a entrare, prendono un po' la prima della città, si ubriacano, insomma, iniziarono a festeggiare. E la gente li accoglieva, sì. Bravi, bravi. E loro parlavano con cittadini, no, parlavano già francese, insomma, così. Parlavano già. Si erano già immedesimati. Uscita tutta la colonna, che la fece? Uscita tutta, guardate adesso qui. Quali volevi guardare? Te la faccio vedere un po'. Questa. Fuori qua, qui è uscita la colonna, questo è il fiume. E per loro di seguito il fiume, oltre il fiume, che sembra la via lunga attuale, ma se qualcuno di fuori va a Villafranca, qua dopo gira, e si va a Villafranca, che è la nostra Bastia qui, è presa da noi, poi si continuava contro la Cotignola, che è un'altra Bastia sempre lì che ci dà. L'unica cosa che è rimasta, questa via era sgombra. Però al di là del fiume, su di là, c'era San Bartolo, che era un campo di 10.000 persone, che erano
logistiche, quello più logistiche, i più combattenti erano salvati in strada qua, che sono quelli che entreranno, quando uscirà quando fuori uscirò, entreranno per primo. Contemporaneamente, quando arrivò qui, invece di svoltare, cosa fece? Attraversò le Fiume. Questa lì si chiama ancora Via di Belline, pensate bene, perché fu usata per attaccare il campo di San Bartolo. Ma è il corso che siamo andati a vedere in esterna? No, questa è Villanova. Tu arrivi in Villa Franca, a un certo punto devi girare a destra, tu giri a sinistra, si chiama Via di Bellina, attraverso un fiume e qui c'è il campo di San Bartolo. Arrivati, girarono, trovarono, c'erano i cavalli francesi che si liberavano sul fiume, non era presidiato, i passi spianati, abbiamo messo il tram per passare e c'era praticamente quasi su qualche scudiero per presidiare i cavalli, tutti i cavalli francesi che si liberavano. Attraversavano il passo e subito attaccarono il campo, sorpreso il campo, il primo campo guelfo. Mentre iniziamo a combattere, contemporaneamente più o meno, Bonatti iniziò a suonare il campanello. Bonatti vedeva. Che ha sentito suonare il campanello? Vedeva iniziato ad attaccare, suonare il campanello, per dire i francesi sono entrati. Ok. E quindi li presero alla sprovvista? Sì, sempre e iniziò ad attaccare, guardate. Ci vuole 2 ore di combattimento per all'inizio tenere un po', per due anni non riuscivo a tenere i francesi. A un certo punto però guardate mise su una formazione di astuccine, mise prende dei ruoli, caricate e spezzate la linea, no? Vedi che c'erano gli insegnanti francesi, e tra poi le sfondò da tutti a Gabella e il campo fu preso. Loro scapparono qua verso Faenza, il campo del Cassinano si chiamava questo, verso anche Villagrappa alcuni. Mi viene in mente un po' il cavallo di Troia come stratagemma, un po'. Lo raffigurasse, anche lo raffigurasse, attacchi più debole, sfruttò questo che era messo in due, no? Troppo più debole, quelli che non si aspettavano, li fece fuori qui, combatte Cassiniano, combatte, si chiamava Cane Cassiniano, queste. Scapparono molti, avevano le fichi, e anche Villa Grappa, combattono l'Olivero sulle Grappa, fino a arrivare qua, insomma, fino alla Rovere. E questo così. E la battaglia andò avanti fino al pomeriggio, finché il pomeriggio, quando suonò le campane, però contemporaneamente, questa è la battaglia, contemporaneamente entrò fuori, si scatenò la guerra cittadina. Quei 2000 che erano fuori entrarono subito, attaccarono e spinsero i francesi verso il centro, 2000 che erano fuori. Contemporaneamente qualche altra centinaia di qua, dalla Corsa Valeria, entrarono, che lasciavano su qua in casa, proprio erano strategici padronali, erano praticamente in controllo, sono già ubriacati, dicendo. E attaccarono contemporaneamente, spinsero verso la piazza e iniziarono a fare guerriglia. Guardate, i belini erano armati con arma corta. Quindi era corpo a corpo. Sì, e poi erano abituati a combattere a Bologna, dove anni prima avevano fatto guerriglia proprio. E avevano armi che sfondavano le battute con degli stocchi corti, probabilmente erano agili, nuovi, insomma, fucilavano con, immaginate, con dei puntali, sfondavano quello che su cui quello che era. Dopo 3-4 ore i francesi però si erano organizzati la piazza maggiore, non riuscivano più bene, hanno dato un blocco, cercato di fare, hanno fatto fuori molta gente, quei ubriachi, primi ubriachi, molti, però hanno fatto un blocco e loro con l'arma non riuscivano. Gli altri erano, insomma, armati scudi, come essendo a campo, immaginatevi così, no? La piazza piena di detriti, quello che era, le bancarelle volate, usate come immaginate, le tende, più tutto quello che pigliava fuoco, buttavano giù le finestre. E quindi mentre la città di Forlì combatteva dentro, corpo a corpo, Feltrano invece era qua, ha già fatto tutto l'esercito del pomeriggio e si è preso la briga di seguire addirittura una vecchia conoscenza, un guelfo toscano, insomma, mi sentivo, si era messo a seguire qua verso Villanova. Arrivò una staffetta fra i mesi e disse: no, per Feltrano, cosa stai facendo? Basta, questi sono rotti. Torna per favore a Forlì, che se non ce la stai facendo, sono entrati in 8.000 e sono ammassati tutti in piazza, nella piazza centrale, non riusciamo ad attaccarli noi, abbiamo dei morti anche noi, fa lo scontro, loro non riusciamo, abbiamo armi corte, leggero. Ah, va bene allora, sono tanti quelli che se ne va, è per fortuna di questo capitano, ne sono alcuni. E niente, rientrò. Probabilmente entrò da San Valeriano, anche a più breve, lui era qua, spostato, diede ordine al campo, dice, lasciato lui, era pieno di insomma, tutto quel ben di Dio che non gli mancava, erano un po' affamati. I soldati poi rimugnarono come per questo campo, abbiamo fatto un'altra battaglia assieme, mi piace. Fece le tende, un po' la volta, insomma, si sono messi a fare anche loro dei bivacchi, perché avevano vinto, insomma, si sfamavano, festeggiavano.
tornarono indietro, preso il controllo delle porte, entrarono, rientrarono da San Valeriano, forse uno di qua, ma sarà più San Valeriano, e forse che Schiavonia, chiusero e un po' alla volta entrarono in piazza, e vide la situazione com'era, andò in piazza, un po' alla volta sconfisso con delle balestre, probabilmente tirò balestre pesanti e anche attacchi di cavalleria, più in piazza Saffi. E poi si andò avanti tutta la notte corpo a corpo, anche a stanare casa per casa, perché molti si erano rifugiati dentro le chiese, pensate. Molti che non volevano combattere, si erano rifugiati dentro Duomo, anche Schiavonia. Anche di Schiavonia erano finiti dentro, esatto. È stata una battaglia molto cruenta. Lo spargimento di sangue. Esatto, allora entravo dentro e dicevo Marte, pregavo Marte, 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 cioè Martino per dire salvami, ma tiriamo fuori questa grave. È stato veramente un massacro che portò poi al sanguinoso mucchio. Esatto, è sanguinoso mucchio che si vede parato. Io chiuderei la puntata perché molte cose le vedremo. Questa battaglia conclusa vittoriosamente sei ghibellini forlivesi. Sì, nella notte fu sgombrato completamente, ma dopo per un'alba, immaginate, tutti i cadaveri, e dopo fece un lungo da crocetta che vi abbiamo spiegato e il resto lo spiegheremo. Esatto, e come anche ha citato Dante, che è stato anche ospite a Forlì, sì, presso la famiglia dell'Ordelaffi, e che vado a citare, ormai l'abbiamo citata diverse volte, questa frase, però mi sembra abbastanza conclusiva per il discorso, sì, che abbiamo fatto finora. Ricordiamo che la battaglia è stata nel 1282, sì, e la terra che fe già lunga prova e di Franceschi sanguinoso mucchio sotto le branche verdi si ritrova. Quindi proprio a commemorare la strage dei francesi, insomma. Una puntata dove dedicarmi questa bella frase, a cosa si riferiva e cosa sono le branche verdi e dove erano, dove le avevamo messe, insomma. Queste branche verdi. Esatto. Però Dante non si ferma solo a questo episodio, anche in altre frasi cita i nostri territori, la nostra bellissima Forlì, ad esempio citando anche Acqua Cheta, che viene paragonata addirittura al fiume infernale Fragetonte. Come quel fiume che ha proprio cammino prima da Monte Viso never Levante, dalla sinistra costa l'Appennino, che si chiama Acqua Cheta Suso, avante che si divalli giù nel basso letto e a Forlì di quel nome vacante, rimbomba la sovra San Benedetto, dell'Alpe per cader ad una scesa ove dovea per mille essere recetto, così giù d'una ripa discoscesa trovammo risonar quell'acqua tinta, sì che un poco ora avria l'orecchia offesa. E qui cita infatti il portico di Romagna, sì, dove si dice che Dante abbia poi conosciuto Beatrice Portinari. Proprio era originale di Porto di Romagna, il famoso banchiere, esatto. Sì. E mentre a Castrocaro viene ricordata anche per la nobile civiltà, dicendo ben fa Bagnacaval che non fu che non rifiglia, e mal fa Castrocaro peggio conio che di figliar tai conti più si impiglia. Oltre al Castrocaro menziona anche Bertinoro per rievocare l'ideale, un ideale cavalleresco di Bertinoro, le donne cavalieri affanni e viaggi che ne invogliava amore e cortesia, là dove i cuori son fatti sì malvagi. O Bertinoro, che non fuggi via, poiché gitta se ne la tua famiglia, e molta gente per non esser ria. A pochi chilometri da Bertinoro, a Polenta, si trova la pieve di San Donato, che è una meta classica per gli amanti delle letture di Dante, infatti periodicamente vengono proprio fatti eventi a tema. E proprio fuori dalla chiesa c'è una ode di Giosuè Carducci dove cita proprio Dante, dove dice: forse qui Dante inginocchiossi
Infatti sembra che il Ghibellin Fuggiasco nel suo peregrinare sia stato ospite della anche della famiglia da Polenta. E volevo anche concludere un po' quello che è stato il percorso anche dantesco, oltre a parlare di morte, stragi, battaglie, che sai che sono una sentimentale, e volevo citare Paolo e Francesca, quindi quello che è sempre comunque un finale purtroppo cruento, però che parte da un amore passionale. Dante li cita come i lussuriosi, nel giro dei lussuriosi dell'inferno. Ricordiamo che Paolo e Francesca erano cognati. Sì. Lui era podestà di Firenze, pensate, lei era Francesca da Polenta, Francesca da Rimini, però era Francesca da Polenta, sì. Che lei era molto conosciuta, come una ragazza molto allegra di corte a Ravenna. Sì. I cantori erano, e quando lo misero con Paolo Zoppo si mise che protestanti i genitori, come una donna così bella con Gian Giotto, disse, esatto, che era scioccato, è come mettere Vulcano e Venere sul sì, cane, oppure la della Bestia, esatto, avevano fatto una cosa del genere, erano quei matrimoni sempre di convenienza, sì. Soprattutto a sfondo politico, infatti le due famiglie, quella malatesta da Rimini che era quella di Paolo, e ci furono contestazioni di una persona mondana come era lei, messa con una persona che era un militare, era un bravo militare, Gian Giotto, non è che era, però però insomma in realtà il fratello di Gian Giotto era veramente sì. Un bel ragazzo, e si trovano a innamorarsi leggendo quello che era l'amore tra Lancillotto e Ginevra. Esatto, Galeotto fu un libro. Esatto, Galeotto fu un libro. Un libro che lo scrisse bene. Infatti volevo proprio concludere con un paio di frasi. Amor ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e nel modo ancor m'offende. Ricordiamoci che anche Dante poi rimase impietosito poi da questo amore che è stato poi portato al sacrilegio. Un giorno scriverò qualcosa su Dante, ve lo prometto. E sarò contenta. Spiegherà proprio anche questa storia di Paolo e Francesca, perché di come gli romani se ne sono fatti, nella nostra terra ci parla di quello. Alcuni dicono che i personaggi sono mai esistiti, cioè non esistiti come la conosciamo noi, sembra che sia un'interpolazione, cioè al suo successivo hanno aggiunto questa storia. Non si originale Dante, però scriverò la storia vera come è andata secondo le mie versioni. Spero anche altro di Dante, c'è molto, se per me piace molto Dante. Però questa è una promessa, non dirò domani sarà, perché sto scrivendo altro per il momento. E siccome lo trattiamo sia di storia ma anche di arte, sì. E la scrittura, la letteratura è un'altra bellissima sì. Forma artistica, volevamo anche inserire questa. Sì, diciamo che è in fieri, è l'ipotesi di scrivere un libro, dopo poi proprio ne sarà un altro, adesso vi spiegherò, dopo faccio, lo scriverò su un altro prima o poi, prometto. Ci contiamo. Ok. Amor che a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancora non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende a vita ci spense, queste parole da lor ci fur porte. Adesso sono belle, anche interpolazioni noi, i versi belli rimangono. E questo insomma va a suggellare quella che è stata questa puntata che è stata ricca sia di energia, in questo caso di amore, ma con un finale triste da una parte, dall'altra sì vittorioso, ma comunque sempre con tantissime vittime, tanto esatto. Le battaglie sono sempre perse, diciamo così, pur... Però guardate, fu molto molto orgoglioso che ce l'ha fatta. Ci sono stati molti morti, però dopo la mattina dopo c'erano tanti cadaveri, scusate io, tanti cadaveri, non c'era fuori vescovo, non avesse avuto almeno un morto, non c'era famiglia, e
le donne girarono, c'erano i cadaveri che c'erano su di uno strati, c'erano dei francesi che chiedevano Marte, ma chiedevano ancora acqua, insomma, chiedevano aiuto e basta, dai. Però alla fine furono contenti, le guerre sono fatte così. Sono fatte così. Va bene, adesso lasceremo lo spazio a... Certo, poi citare anche il discorso del libro dove troverete tutte le informazioni esatto. Che man mano durante le puntate abbiamo dato, esatto. Grazie a te Ivo. Esatto, sotto le branche verdi che è la citazione dantesca che abbiamo citato, gli ultimi ghibellini che eravamo noi, gli ultimi ghibellini. E vi lasciamo al prossimo episodio dove andremo a concludere la battaglia, mi raccomando non ve la perdete perché sarà un'esterna veramente interessante. E ora passiamo alla parte anche artistica. Ok, un saluto da Antonella. E Ivo, ciao. Realistiche a quelle più concettuali, astratte,
la nostra Yoko, la nostra artista di origine giapponese ma ormai forlivese di adozione, assolutamente un po' accecata, lo so, le nostre retini sono male. Poi hai portato due opere, vero Yoko? Sempre, porti sempre la natura in città, un bel tuffo nella natura. Poi un'ossessione, ancora il chivellino e io ragazzi anche qui, ma cosa ci fanno? Stanno banchettando anche qui, salutate i nostri telespettatori. La nostra presentati, adesso sei diventato un contadino, vero Guille? Sì, adesso sono diventato un contadino. Anche a te la luce ti fa bene agli occhi, vero? Sì, piacevolissimo. Poi quando gli occhi chiari, guarda, piacevolissimo. Poi alle nostre spalle abbiamo, allora, davanti abbiamo la storia, andiamo indietro nel tempo, e alle mie spalle invece abbiamo l'arte contemporanea, abbiamo il body painting con la nostra artista. Come ti chiami? Eva. E qui ti sta dipingendo una modella. Cosa ci fai in diretta? È una cosa tra un effetto speciale e un biomeccanico. Adesso sto cercando di... Cioè, lì c'è una scarnificazione. Sì, direi. Esatto. Sì. Più o meno sì, sarebbe uno squarcio in un braccio dove si dovrebbe vedere il muscolo. Sono ancora indietro. Beh, adesso avremo modo poi di vedere al lavoro concluso. Buon lavoro. Ma che cosa hai portato? Cosa hai portato qui? Allora, abbiamo portato quelle che potevano essere le protezioni tipiche di un fante del 1200, quello da, sì, metallo, eh. Da cuffiette imbottite, cuffie in testa, cuffie in lino, un zubino rifatto moderno, però è uguale a quello dell'epoca. Potresti anche, allora, questo è un zubino tutto borchiato. Sì, è un piumino borchiato che... Fai vedere i nostri telespettatori come ti trasformi. Ah, così qui quando ci andavo in guerra... Però pensavo fosse una cuffia da notte, invece no. No. Invece è una protezione, perché una protezione è tutto ferro. Altrimenti sarebbe doloroso, immagino. Sì, cioè, come le protezioni quelle... Questo diciamo... magari me lo metto io. La protezione quella più archaica, che erano queste qui addosso. Per le protezioni base per la fanteria e per gli arcieri balestrieri avevano questi qui fatti apposta per la possibilità di poter inclinare la testa. Ah, quindi non dava fastidio. Sì, quello è comodo, è comodo perché una volta allacciato questo non ci si muove. Comodo per lui che è abituato, io non lo starò ad indossare, vi assicuro. No, adesso sei un po' abituato. E questo che pensavo, una tonnellata? Questo è da cavaliere, è uguale, praticamente è il nonno di quello che abbiamo visto prima. Bello. Questo qui è già un pochino più archaico, questo qui è già di epoca normanna, noi stiamo già parlando attorno al 1000. Pensate. In Italia usavano questi qui. E quello che Antonella invece è di 32. Questo è un brevetto da contadino. Facciamo un trio. Ai combattenti. Io metto questo. Io sono quella che ha nutrito i ghibellini in battaglia per renderli forti, esatto. Energici e per aver, e grazie a me hanno vinto la battaglia. Sì, merito, esatto. Mio, giusto? Anche. No, è vero, perché le donne combattettero anche loro. Fecero la loro parte, come sempre. Le donne. Molte salirono sui tetti e lasciavano le tegole, penso. Erano salite. Quasi mi tenevo la cuffietta. Ecco, pensate le donne. E qui, ma chi ne avrà mai fatti questi quadri?
Questi sono i miei, ho voluto portare la piazza Saffi a Forlì. Forse non ce n'era bisogno, però io ho un amore spropositato per la piazza Saffi, quindi ho voluto evidenziarla anche in questo trittico. Sono tre scorci della piazza in tre momenti differenti del tramonto. È il momento della giornata in cui la piazza si colora di questo arancione ramato che amo molto e ho voluto evidenziarlo. Però non mi devo fare troppa pubblicità, io sono venuta qua tra i miei amici artisti e qui abbiamo il nostro amico Franco Flamini. Non potevi mancare, te ci sei sempre col MAF, collaboratore al massimo col MAF. Irriducibile. E anche questa volta hai portato delle bellissime opere, ne hai portate quattro. Sì. Quelle me le sono forse belle. Quella è una new entry o no? Questa sì, è praticamente sempre la tematica del sole e delle stelle. È una veduta così pinete. Questa qui è una marina. Mi sa che ancora non l'avevo vista. No, è nuova, nuova. Mi hai sfoderato un'esclusiva. Mi piace molto. Sì. Anche quello. Sì. Mi piace, è molto melanconico, mi piace molto. Queste diciamo che sono quelli che ti rappresentano ormai più di tutti, mi amo. E qua c'è il nostro Paolo Graziani. Ciao, buonasera a tutti gli amici del MAP. Anche tu in questa serata? Sì, mi sono aggregato volentierissimo, una bella serata. Dicevo, poi manteniamo il nostro progetto del MAP di portare l'arte a Forlì. Sì. Promuoviamo l'arte a Forlì, anche quella contemporanea, che siamo ricchi di storie, ma vogliamo anche portare la nostra arte. Assolutamente, tanto noi abbiamo sempre delle parole puntuali su questa cosa qui. E vedo che tu invece hai portato qualcosa che è molto rappresentativo di quello che sto dicendo. Assolutamente, guarda qui, poi volevo destare un po' di curiosità mettendolo in esposizione orizzontale. Infatti, te lo stavo per chiedere, se era stata una scelta voluta. Voluta per dire un elemento o se eri sprovvisto di cavalletto. No, veramente potevo attaccarlo posteriormente, sì. Però l'idea era proprio di creare un elemento diversivo per invitare qualcuno curioso a... Comunque lo possiamo anche alzare, ecco, per... dell'operatore magari se riesce a inquadrarlo meglio. Però effettivamente questo affaccio era molto interessante. Oh no! Vento! Vabbè, abbiamo avuto una folata, fa male. Ci vuole venire. Qui è la libreria sul mondo, quindi ho avuto... Questo mi sembra quasi un campo. Infatti è una proiezione su un percorso di vita e la conoscenza che noi abbiamo degli elementi che vogliamo, ecco, costruire le nostre cose, i nostri eventi, il nostro percorso, tutte le situazioni hanno bisogno di una meditazione, di un concetto. Ho voluto cercare di rappresentarlo così. E come al solito con il tuo bel materico. In questo caso sì, il materico è stato abbastanza voluto e pronunciato. Cioè tu sei capace di fare anche di più a livello di materico. Ho visto fare quasi sculture nei tuoi quadri, quindi quasi questo, un tutto tondo. Sì, questo volutamente grezzo un po' in alcuni elementi. Poi passiamo ad altro. Qua abbiamo... C'è un elemento nato da un'idea, era un quadro con un'amica che ha un negozio dove allestirlo per San Valentino, ho detto voglio un tema per San Valentino, per la festa degli innamorati. L'ho iniziato un po' prima di San Valentino, l'ho finito molto dopo, per un San Valentino. Però l'amore è per tutto l'anno. Esatto. Qua abbiamo delle tracce. Esatto, qui l'ho chiamato proprio in passato, sono proprio miei. Sono i tuoi, pensavo quasi di tuo figlio, pensavo che potesse essere anche il suo. Beh, volevo lasciare... Speriamo, dai, assolutamente. Bravo. In questo caso hai usato molto materico, una miscelazione di colori e volevo creare una superficie articolata nel quale volutamente ogni, in questo caso sono io, voglio per dedizione, passione, lasciare l'impronta sulle cose che faccio, volevo rappresentarlo così. E quest'altro è un tema è sempre che, tuo Paolo? Sì, sto sviluppando, è proprio recentissimo. Siamo su una scenografia qua. Esatto, questa qui ho in testa il disuso.
infatti questo è Disuso 1, ho appena terminato anche Disuso 2 e ho in testa il Disuso 3. Voglio rappresentare dei luoghi abbandonati che mi danno una proiezione su qualcosa, vado a ricercare delle cose abbandonate, vissute, per cogliere meglio anche qui una prospettiva sulle cose per farle future. Vivere, sì, sì, praticamente esatto. Le fai rivivere, ho bisogno di questi elementi per valorizzare, ecco, le siepe sul futuro. Bella. E perché scorre all'aperto? Allora, questo qui è, mi piace sempre il contatto con le persone che vengono in una serata che un angolo d'arte ti pone magari una voglia di andare a cercare qualcosa, di andare... Sì, magari anche senza esatto. volerlo, ci si arriva camminando, passeggiando. Esatto, e... mi piace molto questo perché c'è un contatto. Spesso io vado a degli eventi anche di amici, artisti, mi piace molto andare a vedere il lavoro degli altri, quindi apprezzo sempre tantissimo. C'è un questo. Bello scambio esatto, tra di noi esatto. e c'è anche un bello scambio con le persone che vengono a trovarci. A me mi arricchisce molto. Pensare che in una serata serenissima, uno è passeggiato, prende gelato, beve una birra, ascolta un po' di musica, ci possa essere anche un'attenzione per un quadro che ti trasmette qualcosa. Uno va contento a casa e dire guarda, ho visto una cosa che non pensavo, mi ha colto un'attenzione. E questo è il messaggio, quindi fatevi coinvolgere, lasciatevi prendere dal MAF. Il MAF è tutto questo. E vi aspettiamo tutti i mercoledì sera in Corso Mazzini, lungo la strada, per poter assaporare questo gusto di arte. Un saluto da Antonella. Un saluto anche da parte mia, buona serata a tutti. Da tutti gli artisti del MAF e tutto lo staff del MAF. Buona serata a tutti. Ciao.